Sembra un fenomeno inarrestabile quello dei furti all'interno delle auto in sosta nei parcheggi delle stazioni. L'ultimo episodio si è verificato qualche giorno fa nei pressi dello scalo ferroviario di Ostia Antica. Lei la settimana scorsa è venuta, ha lasciato la sua macchina parcheggiata qui la mattina e al rientro dal lavoro l'ha trovata distrutta. Veramente ho trovato una bella sorpresa, senza uno sportello, distrutta, ma una cosa veramente mai vista. Nessuno ha visto niente, nessuno ha, almeno così, ha comunicato qualcosa, ma la cosa che più mi ha sbalordito è che la gente che passava non si è accorta o comunque non ha voluto chiamare qualcuno per un intervento dei carabinieri, visto che una macchina senza sportello si presume che ce l'aveva all'arrivo. Io, come cittadina, mi sembra normale che in un parcheggio di scambio ci siano delle telecamere, delle sorveglianze, qualcuno che magari a orario, non so come, però faccia un intervento di protezione. Sicuramente un grande problema nel territorio è la mancanza di sicurezza all'interno dei parcheggi delle stazioni. Già altre volte saranno attivati sollecitando le istituzioni e quant'altro nel dire che c'è poca sicurezza. Ormai i ladri sono diventati sempre più audaci in ogni settore, in ogni angolo di Ostia Antica, quindi ci siamo trovati nei parcheggi, sia qui alla stazione in particolar modo, perché una volta questo doveva essere custodito e invece non è più avvenuto, è stato aperto per motivi che dovevano far transitare gli autobus eccetera, questo non è più avvenuto per lo svincolo e automaticamente hanno lasciato aperto e alla mercé di tutti, quindi va perlomeno preservata un po' di sicurezza quello che riguarda una TV a circuito chiuso, credo che sia dotata la stazione, telecamere e quant'altro, in maniera i cittadini che vanno a loro e parcheggiano le macchine qui devono stare sicuri, quindi chiudiamo questi parcheggi, che stiano tranquilli, perché tu lasci la macchina la mattina, poi alla sera ritrovi o su quattro mattoni, ti manca la portiera, ti manca un vetro, ti hanno rotto la cosa, cioè è una cosa insostenibile. Lei è il proprietario di un bar all'interno del parcheggio della stazione di Ostia Antica. Quanto spesso avvengono fenomeni di furti all'interno delle auto? Prima del Covid spesso succedeva, passavano furgoni, caricavano copertoni, specchietti, riflettori. Una settimana a questa parte hanno ricominciato questi fenomeni simpatici, in pieno giorno, sportelli, marmitte di auto. È una brutta situazione quella che viviamo noi del posto ed è anche antipatico poterne parlare perché comunque non se ne può più.